Peter. Luigi. No! Oddio, porca cazzo. Puttana, se la ragazza è aggressiva. Sì, sì, mi ha appena tirato un pugno pure a me. Ciao, piacere. Piacere Artemio. Non fate commenti tu sei sul Cristo. Suo fisico, ok? Portatele rispetto, ragazzi. Io porto sempre rispetto. A me sembra che qua io sia stata una persona che ti abbia rispettato. Quindi diciamo che tu il mio rispetto non dovresti metterlo in dubbio. Assolutamente. Quindi lei è la ragazza che vuole entrare a far parte della nostra organizzazione, dico bene? Esattamente. E allora diremo ai nostri uomini di spararti sulla caviglia. Ai nostri figli cosa diremo? Che abbiamo una mamma troia. Grazie, sono il caro dei 50 vittori. Allora, signorina, lei si accomodi lì. I miei pensieri... No, sto scherzando. Magari dopo. Andiamo qua sotto. No, mi interessa soltanto mio fratello. Fate andare solo mio fratello e la signorina. Aia. E Brian, aia, perché è il suo amico. Non ci posso. Se, ecco, se ti vedo 912 persone in un buco. Buon uomo. Lei chi cazzo è? Ah no, Pino, non ti avevo riconosciuto. Sono Pino. Pino, bello mio. Ogni volta che ti vedo tu mi ispiri un miscuglio fra la simpatia e un pugno in bocca. Ma grazie. Oggi andrò di simpatia. Grazie. Ti voglio bene anch'io. Allora, signorina, si avvicini a me. Non ho brutta intenzione, voglio solo assumerla. Benvenuta nella nostra famiglia, diciamo, chiamiamola così. Certo, siamo un po' squilibrati, guarda. Quello ha gli occhiali da sole in una stanza con ultraviolette. L'altro sembra quello di Fast and Furious. Chiedo culoccia azzurra, cioè, il mio fratello guarda il nulla. Sembra di capire che comunque dei problemi ci sono. Però, non c'è però problema. Penso che si troverà comunque bene. Un equilibrio. Dai. Ti lascio da solo con la signorina. Questo. No, non serve, guarda. Minchia, posso farlo anche in pubblico. Inventario. Oddio, dai. Dai, bro. Raga, avete tutti le pistole? Sì. No. Sì, però... Sì, almeno una. Oggi non ho muni. Ma tu rimani senza poi? No, ne ho una in più. Ti do una che è senza matricola, quindi non lascerai... traccia, tanto io ho il porto d'armi. Artemio, scusa, ma perché c'è Giorgio che suona la chitarra? Oh, è pure bravo. A parte che sembra un tamburo e ha secondo me un'idea strana delle chitarre, però vabbè. Ma che cazzo è? Guarda che mi sa che si è buggato. Aspetta, ci spostiamo, vieni qua. Aspetta. Vai, eccomi. Ci siamo, abbiamo fatto un metro, ma vabbè. Ragazzi, fatto... che ne dite se ok, l'arma brindare. Ce l'abbiamo tutti. Brindare. Giorgio, dove cazzo è Giorgio? Ah, Giorgio, brava, caricato, quindi c'era un cadavere? Questo. Di Andrea, sì. Bonafede, ma non l'avevamo freddato ieri? Sì, è ancora vivo. Quanto pare ancora vivo. Ed è rimorto praticamente. Com'è? Cazzo, è Gesù Cristo su Andrea Bonafede. Non è morto, a quanto pare ha subito delle lesioni gravi, però è ancora vivo. Andiamo a cercarlo. Ah, quindi è solo leso. Guarda che sia ancora vivo, dobbiamo eliminarlo, raga. Ovvio. Io, sa tutto di noi, era all'incontro col cartello. Sì, sì, ragazzi. Dove si trovava? Giorgio. L'ultima posizione? No. Giorgio, sei qualcosa dell'ultima posizione? Pecorino. Sì, nella nostra famiglia, diciamo... Che cos'è? Sono dei fagioli, freschi. Nella famiglia Dominio, mia nonna, che era una grandissima... Non gliene fotte un cazzo della storia dei fagioli? Dal 1863. In questa villa dove lei mette piedi adesso... Prima... Orca puttana, si è buggato l'amico! Okay. Comunque siamo una famiglia fagioli. Io direi comunque di raggiungere l'ultima posizione, che non è penso la pecorina. Avrà un civico, penso. Lui è il fagiolino. Giorgio ha detto 500. Ah, 500 volte a pecorina o civico? Dipende come la interpreti. Andiamo in ospedale, se è vivo dobbiamo saperlo. Andiamo, dai. Dalli con Celestino, vai. Non è questo di salire, raga, mi hanno fottuto la macchina. Non ti ricordi gli scherzi che ci facevamo da ragazzini quando fottavamo macchine? Ma che bella la tua auto! Non mi dire veramente. Civico, raga. È lì, è lì. In ospedale. Porca puttana. Vaffanculo. Non arriviamo tutti insieme. L'ho pure lasciata aperta. Ci vediamo mai. Artemio, quando tu parti, passo. Chi va? Volo! Sì. Io ci passo, il problema è che poi non possiamo scendere. Questi sono... Bella Ferrari. Fernando! No, veramente! Raga, mi serve uno di voi che viene con me.
Che c'è? Mi serve andare all'aeroporto, cazzo. Non te ne ho mai parlato di mio cugino. Andiamo, andiamo, andiamo allora. Dove cazzo è mio fratello? Celestino, eccolo. Va all'aeroporto? Qui all'aeroporto? Celestino, ti ricordi il nostro cugino? Ti ricordi il nostro cugino? Quale metà? Dai, è il nostro cugino, ex poliziotto. Ah, sì, 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 sì. Ecco, è appena venuto in città ed è all'aeroporto. È arrivato. Sì. Fatti dare al civico. No, cugino, non ti ricordi di me. Ecco il mio Ferrari. Celestino, ho sentito la voce di quel testa di cazzo di Artemio. Fratello, male, mi mandi tutte queste persone a prendermi, tu che cazzo fai? Ah, puttana. Affanculo, con la scorta, bro, ti ho accorto con stile. Come cazzo sì, va? Ma non chi cazzo riconosce questi? Mi mandi tutta questa gente che fa no, ma scusa, ci manda. Ma non so se fidarmi, hai avuto un'infanzia, volevi fare il poliziotto, lo sei pure diventato. Cazzo ne so, noi non ci fidiamo qua degli sbirri. Ma che, ma non sono sbirro ormai da mesi, porca puttana. Lo so, hai ragione, bro, ma ogni volta che vedo quelle luci lì mi viene l'ansia. E poi facevo lo sbirro per infamare gli altri sbirri. Fai un saltino, cugino. Salto tutta la vita, bro. Bravo, bravo, bravo. C'ha... Ah, vuole tirare il dito pure lui. Ma che cazzo c'hanno? Soffrono tutti le scorrenze. Dai, vieni con me, guida il mio bolide. Dai, bro, siamo ricchi, te ne compriamo altri, non c'è un problema. Ah, guarda, ti ricordi il piatto preferito della famiglia Dominio? Quale? I fagioli, dicono qualcosa, i fagioli. Sì, sì, i fagiolini. Che c'era fissato lui con i fagioli. Questo... Guarda. Lui è un tryharder di fagiolando. Ah, okay. Guarda come li sta preparando pure in aeroporto. Tutti con i fagioli qua siamo. Stiamo sfagiolando tutti. Va bene, io sono appena arrivato, che dobbiamo fare? Allora, andiamo a guidare la macchina, non c'ho manco la patente. Dai, guida tu, sti cazzi, bravo, guida. Hai buttato la valigia dietro? Tanto sicuramente guidi meglio di me. Aspetta, fammi vedere. Cazzo. Stiranno un paio. Per adesso no, cugino. Ehi, mamma, Artemio, ti ho visto male. Lo so, pensavo si fermava, mio cugino è sempre un tipo così spavaldo, impulsivo. Bella sta macchina. Se la facessero senza ali, magari. Allora, cugino. Questa è casa tua? Minchia, sì, ti sei stimato bene, porca. Questa è casa nostra. Quanti cazzi devo succhiare per comprarti sta casa? 8-4-1, sì. Come 8-4-1? Oddio. Allora, tu prenditi qualcuno di buono. Allora. Dovevamo andare in ospedale per vedere se Andrea Bonafede, quello che ci ha traditi, sì, è ancora cosciente. Eventualmente, vediamo come... Prima magari gli facciamo capire che siamo suoi amici di nuovo, che lo perdoniamo, lo portiamo al Bella Vista. Andrea Bonafede, posso capire che è successo? E poi Andrea Bonafede, un ragazzo che semplicemente ha puntato una pistola a uno dei nostri e nonostante noi gli puntavamo la nostra, ha voluto sfidarci, che se no che cosa mi fate, altrimenti cosa fate? E quindi sai cosa com'è. Sa di voi, cioè di noi? Sa che abbiamo avuto un affare, un incontro con il cartello, sa che quali sono la nostra casa, il mio cesso, la mia piscina, la mia auto, e sa pure quanti peli nelle palle ha Pino, il ragazzo che gli avete sparato, quindi avete ferito per essere in ospedale. Gli abbiamo sparato, però, due colpi ai coglioni, è castrato probabilmente. Tuo cugino ha lavorato al circo per un periodo. Sì, no, sono stato con una che faceva contorsionista e mi sono dovuto abituare. Però, allora, com'era il tuo nome, ricordami? Chi, il mio? Chi è? Chiamami Gesù. Mica Gesù. Gesualdo. Chiamati Gesù. Io e lei. Gesù. Comunque, dai, signori, facciamo i seri. Allora, abbiamo una persona che sa tutto di noi. Andiamo. Abbiamo una ragazza che si vuole trombare mio cugino. Quindi. Aia. Calma. La ragazza qua è proprio... Aia. Calma, mi piace la ragazza. Non mi piace più sta ragazza. Scusami un paio di cazzi, dillo al mio naso. Vai, porco Gesù, sentitemi tutti. Si associa, bravo soldato. Allora signori, sentitemi tutti. Mio cugino, la bella donzella e l'altro. Che cazzo è l'altro? Chi era? Ciccio Pasticcio. Dov'è Ciccio Pasticcio? Giorgio. Eccomi. Lui, Giorgio, è un tipo strano, ma ti puoi fidare, ci ha aiutato, va bene? Andate a cercare
Il nostro Andrea Bonafede, capo de Bonafede, non nave né minchia, ma è proprio né minchia, aggiungerei, scorreggere. Oh. Quindi voi tre andate in ospedale, vedete se trovate questo Andrea Bonafede. Si può scorreggiare così, che con schifo. La, con la ok. Cazzo annose. Come cazzo di sto, ok, capito, soppera, non è così. Vabbè, perché si tocca i coglioni quello? Ah, non si tocca i coglioni, no. Okay. Tu, allora, tu, Giorgio, fornisci sì, della radio a Gesù. Minchia, ma veramente Gesù è un miracolo come cazzo sei tutto. Aspetta, invece raga facciamo una cosa. Raga facciamo una cosa, ritornate tutti, prendiamo i veicoli. Perché non la prendete? Prendiamo i nostri veicoli, prendiamo i nostri veicoli raga, quelli della fazione. Usiamo tutte le auto qua che è meglio. Usiamo le auto, Giorgio tu vai a curare qua Armando che è sì, porca per puttana. Cioè ti tagliano la strada. Ma che cazzo? Ma sei con me? Qualcuno ci deve venire a prendere. Sì, che sono porca puttana, non me ne sono accorto. Ma qua il parcheggiare, aspetta, non dovevamo parcheggiare le auto. Ok, bro. Sì, io sto seguendo. Prendi il blindato. Parcheggio la macchina. Sì. Ah, tu stai portando la. Raga, stiamo posando la macchina e partiamo, eh. Va bene. Com'è messo Gesù con la radio? Buonasera. Sto salve. Salve. Senta. Volevamo farle una domanda. Dimmi tutto. E noi stiamo cercando una gang in cui entrare. È possibile? Voi siete gang? Cosa siete, qualcosa? Vedi che il capo non c'è. Potremmo. Per adesso. Vedi che il capo non c'è. Per adesso non c'è il capo. No, dobbiamo parlare con loro. Se tornate più tardi. Tornate più tardi. Dobbiamo tornare tutti. Ci potresti dire quando più o meno? Quando non lo so. Prepara l'arma, bro. Potete cortesemente non ve lo ripeto. Non è il momento, allontanatevi raga. Aspettate. Parlavo con mio fratello. No, aspetta. Aspetta, noi non entriamo proprio sul. Vabbè, mettiti bro sull'ultimo posto del parcheggio, abbastanza lontano. Raga, voi con le moto non date sull'occhio, mettetevi un po' nascosti. Dobbiamo solo in una posizione che vedete, ma loro non devono vedere noi. Un blindato non. Un raduno di moto può dare sospetti, un solo blindato no. Va bene. Era una missione spettacolare. Lo inculeremo, lo tromberemo, lo scuoieremo, lo butteremo. Qualsiasi altra persona di voi abbia una rima con Remo, per favore la dica. Artemio. Sanremo. Artemio! Cazzo, ma non c'è nessuno al Bella Vita, che cazzo siete? Siamo tutti qua. Io guarda. Ma devo licenziarti. Ma non è il Bellevue, non è che ti sei confuso col Bellevue. Porca puttana. Oh, tu ti sei confuso col Bellevue, mi incazzo. Ragazzi, sono 5 km da probabile. Non abbiamo capito un cazzo. Scusa. Sei all'811. Dilli che andiamo a fare gasolio e arriviamo. Non è questo il posto. Ma no. Aspetta un attimo, ma non è qua dove siamo noi che c'è quel punto dove siamo stati l'ultima volta? 111 è quello sbagliato, non è il Bella Vista ma quello è il Bellevue, quello che dà sul mare. Minchia, ma in effetti, vaffanculo che non ho guardato la mappa, mi ci ha portato Celestino qua. Porca puttana, arriviamo, facciamo benzina. No, ascoltate, per il Bella Vista dovete andare alla zona, alla funivia. Ci andiamo. Aspettiamo loro. Loro sono già sopra. Aspettiamo loro. Devo scendere. L'avete allontanato dall'ascensore? Perché noi stiamo per salire. Cugino di merda! Li vedo. Non prendermi. Non ho centrato la porta. Non stavo centrando manco la porta. Ok, raga. Voi uscite le armi. Io proverò. Ma. Oh, Tonner. È esploso. Ragazzo, a terra malissimo. Se la situazione si mette male, sapete cosa fare. Gente, bisogna chiamare un angioletto. Sì, bisogna chiamare un angioletto. Andrea. Perché devi contraddire Artemio? Buonasera. Mi ricordo di lei. L'ho riconosciuta, sa? E da dove mi ha riconosciuto che ho la maschera? Ma io non dimentico. Io la vedo. Io ce l'ho impressa nei miei ricordi. Lei mi vede. Ma come lei, si permette? Lei mi vede. Ma come si permette? Ancora a casa!
come si permette, scusi? Hai provato pure a darmi un pugno per l'ennesima volta e ti sei fermato solo perché hai visto più persone che ti mirano. Scusatemi, ragazzi. Sparatelo. Non abbiamo spazio per i figli di puttana.